This computer. Okay. Now it's recording. Okay, thank you for your patience. Grazie per la vostra pazienza. Eccoci qua. Allora, Introduzione agli oli essenziali per il benessere materno e non solo. Presentato da Stephanie McBride e tradotto da me Alessandra. Okay, hopefully I'll be able to see when people are trying to get in. Okay. okay. Hi, so hi, my name is Stephanie McBride and I have been working with essential oils and nutrition for about 25 years. Io so, mi chiamo Stephanie McBride e lavoro con gli oli essenziali e nutrizione da circa 25 anni. And my specialization is women's health including the whole of the childbearing year, infant care, children's care, Mi sono specializzata in, nella salute femminile, in modo particolare in tutto ciò che riguarda la gravidanza, la cura dei neonati, l'infertilità e, e quant'altro. want to introduce Alessandra? <laughs> Ciao, buonasera, eccomi, sono Alessandra. Eh, io ho incominciato a conoscere gli oli essenziali più o meno tre anni fa, forse tre anni fa e e me sono letteralmente innamorata e come tutte le cose nella vita non capitano a caso e, e devo dire che pian pianino mi stanno cambiando la vita e soprattutto la salute mia e le persone a cui voglio bene. Okay, oh, ecco. sorry, I didn't mean to do that. It's okay. Go for it. There's people trying to get in and I was trying to add them. Okay. It's actually really difficult to do when, it, when I'm sharing my screen because my, my cursor goes away. Okay. Yeah, it does go away. Right. See, I have to actually stop sharing my screen to let people know, okay. unfortunately, this is going to be, oh my gosh. Okay. And you can't unlock the, the waiting room? No, it's darkened out. I, I guess I should have done it. It won't let me do it. Um, Shoot. Um, well, I'm going to talk for a minute without my shared screen okay. because people are coming in. Allora, parlerà per un paio di minuti senza condividere lo schermo in modo tale da far entrare le altre persone che stanno arrivando, perché non riesce a farle entrare senza togliere lo schermo condiviso. Okay, so this presentation today will be an hour long and it will be an introduction to essential oils. Questa presentazione durerà un'ora più o meno, ed è un'introduzione agli oli essenziali. E spero di andare un po' più in profondità di quanto siete già state e, e parlare dell'uso degli oli essenziali nelle diver, diverse fasi della vita, in modo particolare in quello di noi donne. Yes. Okay, I'm going to try to share my screen again, and I'll just have to check in occasionally, I guess. Okay. se that? possibile uh, gli schermi, che così almeno Stephanie sa con chi sta parlando. I ask them to unlock their videos. That way, at least you know who you're talking to. Great. Okay. Okay. So this this course will have an emphasis on pregnancy and infants and children as I go through the three main types of application. And allora, que, questo corso avrà eh, un impatto importante su ciò che è la gravidanza, travaglio, parto e eh, eh, neonati, eh, per quello che riguarda tutte le fasi eh, e le, le, le applicazioni diverse. Yeah. So starting with the most basic, um what are essential oils? Essential oils are aromatic volatile compounds and you can read that below. Cosa sono gli oli essenziali? Gli oli essenziali sono composti aromatici, volatili, concentrati, chimicamente complessi e liposolubili. Uh, yes. Um, gosh, this is so tricky because I just added someone and now I can't see. <laughs> oh, my screen. Oh, good. <laughs> OK. So, what's important about the fact that essential oils are lipids or fats? Cosa è la cosa importante del fatto che gli oli essenziali siano lipidi o grassi? And that they are also very small e che sono mole molecolarmente molto molto piccoli. Is that they can cross in the body. E che possono attraversare le barriere biologiche all'interno del nostro corpo. Questa è in assoluto la cosa più importante da sapere per ciò che riguarda la chimica degli oli, eh, oli essenziali. They can get more deep or deeper into the body than pharmaceutical drugs, over-the-counter drugs and herbal medicine. Possono penetrate all'interno del nostro corpo in modo molto più profondo rispetto a qualsiasi farmaco o quant'altro si possa trovare sul mercato, como que farmacologico. Sure, in this slide is an example of how they can cross through the cell membrane. Questo, questa slide è un esempio di come riescono ad attraversare la barriera della cellula. And there they can e lì possono andare a intaccare la funzione cellulare. Ma possono anche difenderci e stimolare il nostro sistema immunitario contro eh, tutto ciò che ci attacca. So, for example, you can see that viruses live inside of the cells, while bacteria lives outside of cells. Per esempio, potete vedere che i virus vivono all'interno all'interno della cellula, mentre i batteri vivono all'esterno della cellula. Yeah, and we do have very good research on essential oils attenuating things like H1N1 virus. E abbiamo delle degli studi scientifici che dimostrano che la, gli oli essenziali possono attenuare cose come il virus H1N1. E possono anche rompere sia batteri che, eh, che funghi, micosi che Hanno creato dei sistemi eh, di autodifesa. Loro riescono comunque a, 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 ad abbatterli. For example, the oil is, ad esempio, l'olio di origano is helpful against. Um, MRSA. Aiuta molto contro la MRSA, MRSA che è is, is, we call it here a super bug or a super bacteria. Qui, in, negli Stati Uniti si chiama un superbatterio. And these are bacteria that have become antibiotic resistant. E questi sono batteri che sono diventati resistenti agli antibiotici. All'interno dell'origano c'è un costituente che funziona come un cacciavite e rompe la, la, la barriera esterna fatta di peptidi. So if you could compare it to like an M and M, you know the candy M and M there with yeah. the outer shell that you're mm -hmm. to to. Yeah. Okay, si può paragonare alla caramella M and M che ha la, la parte esterna dura. Quindi l'origano funziona come un cacciavite che riesce a penetrarla e ad entrare. Yeah, and there's also something called mic biofilm. E c'è anche il biofilm, which is um, basically bacteria that form like this big sticky community together. E il biofilm è una, un batterio che crea una, una, una comunità grande e appiccicosa perché si, si, si appiccicano insieme, creano right. gruppi. And the oil tea tree or melaleuca can actually disrupt communication between the bacteria and break apart that biofilm? L'olio di melaleuca può eh, interrompere la comunicazione tra queste cellule e quindi eh, separarle. And I just say this so that you understand. That they not only go through barriers in our bodies but they can go through the barriers for microorganisms as well. Vi dico questo solo perché capiate che eh, non solo possono attraversare le barriere all'interno dei nostri cor corpi, ma anche le barriere eh, all'interno dei microorganismi. Yeah. Some essential oils such as frankincense can cross the blood brain barrier. Alcuni oli come l'olio di incenso può addirittura eh, attraversare il, um, il, la barriera emato cervello, quella del cervello. Since frankincense is anti-inflammatory, this can help with a number of things. <laughs> Siccome l'incenso è un olio antinfiammatorio, anti può aiutare con diverse cose. Including um, brain fog and autism. Incluso autismo, incluso eh, l'annebbiamento del cervello quando si è un po' confusi. They can also cross through the placenta. Può anche attraversare la placenta. About 1% of essential oils applied topically with nursing mothers are, come through the breast milk. L'1% um, degli oli essenziali applicati per via topica ri, eh, riescono ad entrare eh, a, e a far parte del latte materno di una mamma eh, che ha latte. To... Per le persone che soffrono di dolori eh, ai nervi, le, gli oli essenziali possono penetrare in profondità e dare sollievo. Not sure. I have to let someone in. I'm gonna to try to okay. do that. If you want to deve just read that to them while I do this, deve far entrare una persona, quindi adesso datele 30 secondi. Intanto vi leggo la slide. L'American Medical Association ha affermato. No? <laughs> oh my gosh. I'm not sure how to get back to that. Here, why don't you read okay. it there? Okay. L'American la, Medical Association ha affermato che se fossero riusciti a trovare un agente in grado di superare eh, la barriera ematoencefalica, sarebbero stati in grado di trovare cure per disturbi come il morbo di Dugerig, la sclerosi multipla, il morbo di Alzheimer's e il morbo di Parkinson's. Ok, c'è someone waiting to get in, <laughs> I don't know how to let There's it. someone who says that they can hear us, but they can't hear us. Um, c'è qualcuno che eh, dice che di sentirci, ma non, eh, no scusa, di vederci, ma non sentirci. Provi a eh, collegare il sure microfono in basso a sinistra. Ok, I'm, sorry I'm trying to happened. give them indications to how to turn on the sound. Okay, I'm not sure what that means. I think I'm just going to leave the slides open like this, if that's okay. okay, because then I don't have to keep closing it out. Okay, okay. la slide così in modo tale che non deve sempre uscire per fare entrare eh, i ritardatari. Okay, so I wanted to mention the attributes of essential oils to explain why it's important and how to tell which oils are most pure. Volevo eh, spiegarvi un po' gli attributi degli oli essenziali per spiegarvi meglio come funzionano e, e, e perché è importante che siano puri. E una parte di ciò che eh, vi presenterò eh, l'ho trovata proprio sul, sulle ricerche fatte sugli oli essenziali. This chart, which um, goes through the year two thousand and fifteen, shows how much essential oil research has progressed since about a dec couple decades ago.: questa tavola che risale al 2015 vi fa vedere come la ricerca in ambito degli oli essenziali è aumentata negli ultimi 20 anni più o meno yeah but um, we still have missing pieces of information since it's considered unethical to test on pregnant women and infants and people of vulnerable groups. Comunque eh, abbiamo ancora delle lacune perché è considerato eh, non etico poco, poco corretto testare oli essenziali su donne in gravidanza o su eh, categorie deboli. Yeah, that being said we have a, a rich 4000 year history of essential oil use. Ciò cioè, nonostante, abbiamo uno storico eh, di dell'utilizzo dell degli oli essenziali che risale a quasi 4.000 anni fa. L'informazione che io ho a mia disposizione deriva anche dal eh, mio lavoro e, e casi con i quali io ho avuto a che fare nell'arco di questi ultimi 25 anni. As well as from Come anche da intuito. and anecdotal evidence from midwives and other people that I've interviewed.: Evidenza da ostetriche e altre professioniste del parto con le quali ho lavorato e ho intervistato.: So you too, as you learn to use the oils, can use your own intuition and personal experience to figure out what's best. Quindi anche voi, quando, mentre imparate a usare gli oli essenziali, e man mano che vi fate più esperienza, potete usare sia intuito che anche l'esperienza fatta su voi stessi e, e su altri. Yes. So, also if you could please uh, just read this slide to let people know there are different quality levels of essential oils. Ok questa slide vi uh, elenca le diverse uh, qualità, tipi di qualità di oli che ci sono sul mercato. C'è la qualità terapeutica di cui Doterra eh, fa parte e ne va molto fiera. C'è la qualità alimentare usata appunto negli alimenti, c'è la qualità da profumeria e c'è la, la qualità di convenzionale barra naturale. So, this is the first presentation of a series of three, and I'd like people to understand about quality because the, the applications I'll be sharing in the next two sessions will not be. Very if the of the oil is poor. Allora, questa è la prima di una serie di tre uh, webinar e, e, ci, e adesso andremo a parlare della qualità perché è importante che capiate l'importanza eh, della qualità degli oli essenziali eh, perché ciò di cui andremo a parlare poi nella seconda, nel, nel secondo e nel terzo webinar eh, non, eh, non avrà effetto, le applicazioni non avranno effetto se non usate oli essenziali di ottima qualità. Yeah, so um, in other words, there are a lot of oils that are made just for scent alone. Ci sono tanti oli creati solo per la loro profumazione. It's less expensive to grow and process a plant just for scent. than to molto meno dispendioso eh, far crescere una pianta eh, solo per eh, il suo aroma e la sua profumazione. Yeah, well, while producing it for therapy, you have to try to consider like every... constituent in the plant and keeping that active and alive in what you produce. Quando, state quando le aziende considerano di fare puri, eh, oli puri eh, di puro grado terapeutico, è molto importante che gli crescano in modo tale da preservare tutti i costituenti che rendono quell'olio eh, particolare e unico. Okay, so the next two slides are welcome to screenshot. I don't think we need to read everything, but this just gives you a, a criteria for how quality is determined. Okay. Le prossime due slide sono dei di, uh, vi faranno vedere dei criteri uh, per um, vedere la, la qualità degli oli. Potete tranquillamente fare delle screenshot se volete, perché molto probabilmente non ci soffermeremo su tutti i test da fare. Yeah. Okay. Ecco. Questi sono i test che Doterra effettua sui propri uh, oli essenziali prima di immetterli sul mercato. C'è il gas cromatografia, c'è la spettrometria di massa, c'è la spettrometria infrarossa e trasformata di Fourier, ci sono i test microbici, test organolettici, test di chiralità e test per i metalli pesanti. I just ran, read them quickly. OK, cool. So, um, testing for quality, or sorry, um, having high quality oils is important, um, not just so that they're effective, but also so that they're not contaminated or impure. È molto importante che gli oli siano, gli oli siano di eh, qualità eccezionale, non solo per l'effetto che hanno su di noi, eh, ma anche perché non contengano dei, con, del, de, degli elementi contaminanti e tossici per il nostro corpo. And that's especially important during the childbearing year and with children. Questo è ovviamente estremamente importante da tener presente quando siamo in gravidanza oppure abbiamo bambini piccoli che usano questi prodotti. Now, when I first started using essential oils, I thought, yes, of course, it's important that it's pure if you're applying it to the skin or taking them orally. Allora, quando ho iniziato io a usare gli oli essenziali eh, mi ero resa conto che fosse importante avere oli essenziali puri eh, o comunque di buona qualità se andavo ad applicarli eh, sulla pelle per via topica o eh, li prendevo per via orale. Ma questo studio mostra il questo studio in realtà eh, vi fa vedere qualcos'altro. Allora, è un, eh, uno studio oli essenziali eh, sintetici ve verso natura quelli naturali e di loro effetto sul sistema nervoso centrale. È uno studio non pubblicato, è studio di Daniel Daniels sul gelsomino impuro con gelsomino sintetico eh, rispetto a gelsomino puro. Il gelsomino sintetico ha causato reazioni simpatiche, mentre il gelsomino puro ha causato reazioni parasimpatiche. Non sono equivalenti a livello molecolare. Secondo l'Accademia Nazionale di Scienze, il 95% dei prodotti chimici usati in fragranze, in fragranze sintetiche derivano dal petrolio, e includono additivi di benzene, aldeidi e molte altre tossine sintetizzatori in grado di causare tumori, difetti di nascita, disturbi del sistema centrale nervoso e reazioni allergiche. Okay, thank you. Now I'm going to go over the three main applications for essential oils. The first is aromatic. Adesso eh, parleremo brevemente dei tre metodi principali di uh, applicazione. Il primo è per via aromatica. Okay, interesting fact, the sense of smell collects 10,000 times more information Il, questo è un piccolo fatto interessante che il, il senso olfattivo raccoglie 10.000 volte più informazioni rispetto a, al resto. Then the senses of taste, touch and sight combined. Che i sensi di uh, gusto, tatto e uditivo messi insieme. Sent when you smell something it bypasses the cerebral cortex or the thinking part of the brain. Quando annusate qualcosa, va e bypassa la corteccia cerebrale, oppure la parte pensante del, del cervello. And straight to the limbic system, or the seat of e, emotion. E va direttamente al sistema limbico, oppure alla centrale delle nostre emozioni. This is incredible because this means that scent and smell is the only sensing part of our bodies that has direct contact with our environment, without thinking brain. Questa è una cosa incredibile perché significa che solo il nostro senso olfattivo è in grado, è a contatto con il mondo esterno e bypassa il cervello pensante. È un contatto diretto tra l'esterno e le nostre emozioni. In an instant. Questo è incredibile perché cambia le vostre emozioni in un attimo, così. as a mother of three i've used this a lot with my children come mamma di tre eh, ho usato molto eh, questa cosa con i miei ragazzi um, my children used to go to a school that was pretty far from our house and they would fight in the car sometimes and i used wild orange essential oil i diffused it in the car I, in, in, I ragazzi andavano a una scuola abbastanza lontana rispetto a casa nostra e tante volte finivano per litigare eh, nel tragitto. Quindi avevo preso l'abitudine di, eh, di, di fondere l'olio essenziale di arancia dolce in, in macchina per tranquillizzarli. And it was how they down and quit Ed era incredibile notare quanto velocemente si eh, calmavano. E, e smettevano di litigare So, oils can be very very good at affecting the endocrine function Hold on, wait Stephanie a minute Hold on, purtroppo è come se fossi in carica ma l'audio non riesce a collegarsi Prova uscire e rientrare Ok, there's someone who's still having problems with the uh, audio so I told her to leave and then come back Okay sure I'm that watching, usually fixes things. <laughs> sure I'm letting people in now that I have this open and also we will be recording this so okay. people that can't hear well can hear it again later. Okay. Okay so I was just trying to to state that like on an emotional level the oils actually can affect your neurotransmitter levels and your endocrine function. Allora, a livello emozionale gli oli possono eh, andare a toccare e influenzare sia i neurotrasmettitori che anche il sistema endocrino. Now this, this can work questo può anche funzionare per via topica. But when you really want to change an emotion in the moment, you should always inhale the oil. Ma quando volete veramente influenzare un'emozione un nell'immediato, vi suggerisco di inalare gli oli, so if you have oils with you, I Se avete gli oli vicino a voi, eh, qualsiasi olio abbiate, ma se possibilmente avete l'olio di menta piperita e incenso, vi consiglio di, eh, vi chiedo di, di prenderli. Uh, put one drop of frankincense and one drop of peppermint in your hand. Mettete una goccia di incenso e una goccia di menta piperita sul palmo della mano. And then. E poi, inhalate. Inhale like that. Yeah. Now that's a really good combination to wake up your brain. Questo è un modo eccezionale per svegliare il cervello. But it's also very grounding and calming. Ma allo stesso tempo è molto eh, radicante e, e, e calmante. Yes. So there are other uses for aromatic essential oils. Ci sono anche altri usi per gli oli essenziali eh, per via aromatica. But the emotional side is the most researched. Però il lato emotivo è in assoluto quello più ricercato. They can also be put in a mug and inhaled for oh. sinus Infection. Possono anche essere messi in una, in una tazza con dell'acqua calda, tiepida, e, e inalati per aprire le vie, i segni nasali. Oppure con bambini piccoli diffonderli sempre per, la stesa, per lo stesso motivo. Um, they can help for respiratory function. Possono aiutare per le funzioni respiratorie. And they can also help to clean the room of airborne pathogens. E possono anche eh, aiutare a ripulire la stanza di, eh, di patogeni aerodispersi. And to the room. Se lavorate molto con donne in gravidanza, eh, io, questo, io uso molto il eh, diffondere incenso e arancia all'interno della

Yeah. Scusate, non topica. Come vedete nella slide c'è un, diffu un, un diffusore. Oils. Se avete il diffusore, accertatevi di avere un diffusore che è fatto appositamente per oli di puro grado terapeutico. Sometimes they destroy the properties of the oils. Perché alcune volte distruggono le proprietà di, degli oli se non sono i diffusori corretti, The best come on and then go off. i migliori diffusori uh, vanno a periodi buttano fuori il vapore e poi si spengono. Ok, perché questo fa sì che il nostro cervello uh, ricorda il nostro cervello che sono presenti e il cervello li riconosce, yeah, ok um, It's also good to like I showed you breathe out of your hands or directly from the bottle. You can just smell like that. Okay. Potete sia annusarli dalle mani come vi abbiamo fatto vedere prima oppure annusarli direttamente dalla bottiglietta. You can also use a spray bottle. Potete anche usare una bottiglietta spray. I don't worry so much for cleaning, but for personal use on my skin or inhalation for emotion I like to use glass or stainless steel instead of plastic. Allora, io non li uso tantissimo per uh, ripulire la stanza, li uso molto più per me stessa, per il mio uso personale. E, e comunque amo metterli in contenitori sia di vetro o di acciaio inossidabile, perché la plastica sappiamo che fa reazione. Yeah. In most cases, you use about 15 drops of essential oil per ounce of water. Normalmente si usano 30, 20 gocce di uh, 15. 15, yeah, drops per ounce. 15 gocce di olio essenziale per 60 ml di acqua. And you these e questi dov dovreste rifarli spesso e volentieri. Yeah. And then either shake it before you use it. Allora, stiamo, ovviamente stiamo parlando della bottiglietta spray, quindi prima di usarla agitate. Or you can add an emulsifier, which I'm gonna explain more when we go into Oppure potete aggiungere un, emuls un, eh, un emulsionante, però che eh, andremo a, a parlare un attimino più, in più nel dettaglio dopo. So, when have something they have to do where they need a lot of emotional support? Quando, eh, quando le persone o noi abbiamo bisogno di eh, molto supporto emotivo perché dobbiamo affrontare una determinata situazione, For example during active labor for pain support with anxiety or kids getting um, their blood drawn Ad esempio quando siamo già nella fase di attivo eh, sia per i dolori di schiena sia per l'ansia nostra magari quando c'è un bambino che deve fare un esame del sangue quindi deve, eh, devono prendere il sangue e, e va in agitazione It's really nice to put oils in a handkerchief or a tissue like seen there in questi casi potete mettere gli oli essenziali in un fazzolettino come vedete nella seconda foto nella slide e quindi la persona che li sta utilizzando può controllare eh, quando gli le servono gli oli e annusare in quei in quei momenti là. This is also helpful if you're at a hospital for example so that not everyone is smelling the oils. Questo è molto utile specialmente se siete in ospedale perché eh, così non costringete anche gli altri ad annusare gli oli che magari non hanno piacere. So like a woman using a sedative oil does not want her midwife or doctor to fall asleep, right? Per esempio una donna in travaglio che sta usando un olio sedativo non ha piacere che o il medico o l'ostetrica eh, annusi e senta quel eh, profumo sedativo, perché ha bisogno della loro presenza che siano anche ben attivi. Yeah. So the only contradict contradiction for aromatic use. L'unica controindicazione per l'uso aromatico is when they're used in a steamy room, like a hot shower, that with a closed door. E quando sono vengono utilizzati in uno spazio chiuso e, e, e pieno di vapore come un bagno con una doccia calda. Most adults can handle it that way very well. Quasi tutti gli adulti riescono a, a reggere questa situazione abbastanza bene. Però dobbiamo fare molta attenzione con, bambi, con bebè, bambini piccoli, oppure con le persone che hanno problemi respiratori. Okay, so now I'm move on to use. Adesso passiamo alluso topico. Quando applicate gli oli per via topica, in modo particolare sulla parte superiore del corpo? And also in the bath, e anche in, in, nella vasca da bagno. usufruite sia degli effetti eh, aromatici sia degli effetti topici. So topical uses are basically any application that touches the skin. E gli usi topici sono in realtà qualsiasi applicazione che passi attraverso la pelle o che venga in contatto con la pelle. And again, because they're small and they're lipids, they they cross through the skin very quickly. E di nuovo, siccome sono molto piccoli e sono lipidi, lipidi passano attraverso la pelle molto velocemente. Yeah, and they go through um, the skin into the bloodstream. e passano dalla pelle entrano eh, nel flusso sanguigno and there they can blood pressure, e lì possono andare a eh, influenzare la pressione sanguigna, la circolazione, organs, lymph, gli organi, il sistema linfatico and e anche le funzioni sistemiche del nostro corpo. Okay, so topical uses often have more of a physical Normalmente gli usi topici hanno un effetto più fisico rispetto all'uso aromatico. But as I mentioned before they can also affect things like neurotransmitter levels and endocrine balance so that indirectly affects the emotions. Però, come ho spiegato prima, può anche andare a influenzare i neurotrasmettitori e anche il, gli squilibri endocrini e quindi va a, a toccare anche l'aspetto emotivo. Right. A good example of that is for people using them for hormonal balance, like in postpartum, in perimenopause, and menopause. Un buon esempio di questo è, sono le donne che lo usano, che li usano per uh, problemi di menopausa e per, uh, perimenopausa. Okay. The rate at which their oils are absorbed through the skin depends on a lot of different factors. La velocità alla quale gli oli vengono assorbiti eh, attraverso la pelle dipende da eh, molte cose, molti fattori. Ad esempio il tipo di pelle, lo spessore della nostra pelle, the location of application, the, il, il, il posto in cui stiamo andando a eh, applicare l'olio per via topica and the essential oils being used. e anche gli oli essenziali che stiamo usando. So for example some oils I call driving oils um, are absorbed more deeply into the body than others. Ad, es ad esempio ci sono degli oli che io chiamo oli penetranti che a eh, penetrano appunto in modo molto più profondo all'interno del corpo. These are oils like peppermint, Siberian fir and black pepper. E eh, questi sono oli come la menta piperita, pepe nero e abete siberiano. And these can be used alongside other oils Applied after other oils to drive those oils more deeply into the body. E questi possono essere usati e applicati dopo altri oli per far sì che il primo olio applicato entri più profondamente all'interno del corpo. For example, with labor pain, you could layer lavender first and then put black pepper over it. Ad esempio, per i dolori da travaglio si potrebbe usare applicare prima la lavanda e sopra il pepe nero. And you would affect pain in two different ways andate a, a influenzare il dolore in due se modi separati the lavender is calming and anti-inflammatory la lavanda è calmante e antiinfiammatoria it lowers the perception of pain by lowering stress and tension abbassa la percezione del dolore abbassando il, lo stress il livello dello stress dell'intenzione where black pepper is thought to work more on the muscular um, tension as well as pain receptors in the brain. Mentre il pepe nero lavora più sulla tensione eh, muscolare e anche sui recettori che eh, nel cervello. Okay, I so ricettori for, del dolore nel cervello. Scusate. Places where there are more sweat glands, like the armpits and the genitals. Le zone dove abbiamo più eh, ghiandole sudorifere, come le, la zona genitale oppure la scella. And also open wounds. O anche ferite aperte the oils more assorbono gli oli molto più velocemente. More Dove, per esempio, la zona del, della pancia che abbiamo un po' di adipe oppure le zone muscolari li assorbono in modo più lento, più lentamente. A good place to apply oils topically, um, especially if it's a. Oil that causes some sensitivity like for example oregano un buon posto per applicare gli oli specialmente se sono se creano problemi di sensibilizzazioni come l'origano, is the bottoms of the feet and the sotto la pianta dei piedi and the palms of the hands oppure i palmi delle mani in those places um, they're actually the pores are bigger in questi posti le, i pori sono più grandi but um, the skin is more tough so it doesn't it's not as sensitive Però la pelle è in assoluto più, più, più dura e, e quindi non, non è così sensibile come altre zone del corpo okay so i'm going to explain this to you alessandra and to interpret cuz i okay. think you're to do it that way but basically this is um a photograph it's actually a live video and i have two still photographs this is um the before shot and it's sort of like coagulated blood cells Allora, queste, le prossime due slide sono eh, delle foto, però fatte di un video che è stato fatto delle cellule, de, dei globuli rossi. In questo caso sono ancora, sono coagulati. Ok, quindi sono passando a un stress ossidativo, se sai come dire Sì, stanno passando per dello stress ossidativo. Ok, quindi questo è... After 30 seconds after the oil balance the grounding blend was applied to the bottoms of the feet. Questa è la situazione 30 secondi dopo che l'olio essenziale balance è stato applicato sotto la pianta dei piedi. Yes, yeah, so you can see and this blood was taken from the fingertip. E questo sangue è stato preso dalla punta del dito. So you can see how quickly just one drop of oil on the bottoms of the feet reaches every part of the body. Potete vedere da queste foto quanto velocemente una semplice goccia di olio essenziale applicata sotto la pianta dei piedi influenza il resto del corpo. Ci sono tante cose, tanti fattori che influenzano quanto velocemente vengono assorbiti gli oli essenziali. Una cosa gli carrier, come like coconut oil. La prima è l'olio, sono gli oli vettori come olio di cocco frazionato. So these oils can slow the Questi oli rallentano l'assorbimento. Um, e aggiungono anche il nutrimento. Uh, make it to apply. E rendendo l'olio più facile da applicare. And make the oils more e rendono gli oli più delicati. In tra alcune slide vi farò vedere quanti, eh, quanta percentuale di olio essenziale usare per eh, olio vettore. Ci sono tanti modi di applicare gli oli essenziali per via topica. These like bath, foot bath, e nella vasca de, da bagno, pediluvi, massaggi... Also, you can use a spray on your body. Potete anche usarli come spray sul corpo. You can put them in a potete metterli all'interno di una crema. Um, o Oppure potete aggiungerli allo shampoo, allo scrub che usate per la pelle, in, 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 in tantissimi modi diversi. You can also use them in a potete usarli anche con degli, degli impacchi caldi o freddi. Possono essere veramente molto utili eh, gli, gli impacchi, possono essere molto utili in momenti di grande dolore come i dolori da travaglio. E quando c'è una ferita aperta che eh, stiamo cercando di chiuderla, di farla chiudere, la, lo possiamo usare all'interno delle bende che usiamo per coprire la ferita. Fixed oils like oil and oil are very e gli oli di mandorla e di cocco sono oli riscaldanti. Ad esempio, quando avete un'infezione, un che normalmente la pelle è molto calda e fastidiosa. Then it's to use more è meglio usare qualcosa di rinfrescante. For example, you could mix the oils with aloe vera or water. Potreste mescolare gli oli con aloe, aloe vera oppure con acqua. Um, water can obviously be heated and used for hot applications as well. Okay. L'acqua potete anche riscaldarla usarla per applicazioni calde, per impacchi caldi. Um, so anyway, just know that like with muscle tension and, and things like that, it's good to have a warming oil okay. application. Allora sappiate che con tensione muscolare o dolori di quel genere là è molto meglio usare applicazioni calde o oli, oli riscaldanti come olio di cocco oli, o olio di mandorla. Oppure, se invece avete una zona infiammata e rossa, a quel punto là vi conviene usare qualcosa di rinfrescante. Now, that being said, I'm just trying to like improve the efficacy of the oils. Allora, io in questo momento sto cercando di uh, stiamo cercando di uh, aiutare l'efficacia degli oli ignorarla. You, migliorarla. Can, you can know very very little about essential oils and still use them successfully. Potete veramente sapere molto poco per quanto riguarda gli oli essenziali e, ma usarli con successo. So don't worry if you don't know every detail. You'll still have them work. Quindi non vi preoccupate se non conoscete, se non vi ricordate tutti i dettagli, perché comunque gli oli essenziali funzionano. Io sto semplicemente cercando di darvi dei consigli per farli funzionare meglio. Ok, quindi so quando mettete gli oli all'interno della vasca da bagno, in un pediluvio o in una bottiglietta spray? Or any, like, water -based, um, Application. O qualsiasi altra applicazione a base d'acqua. You either have to shake, like shake a spray. Allora, o dovete scuotere bene, come ad esempio lo spray, che è in una bottiglia quindi lo potete fare. Or you need to add an Oppure dovete aggiungere un, un emulsionante. Yeah, this is because oil and water don't mix.

la, la, la smuovevo, però dicevo che non funzionava perché non sentivo mai l'odore, non sentivo l'odore, non sentivo gli effetti, non sentivo nulla. But actually, what is I need to add <laughs> però in realtà quello che eh, mancava era un emulsionante. So I tried one time doing a Cleopatra bath with lavender and cream or like heavy cream you know like for Una volta ho provato a fare il bagno come lo faceva Cleopatra quindi eh, con olio essenziale e, e, e panna and potete usare un quarto di bicchiere di, di, di panna o latte with, like, six, six con 6 8 gocce di oli essenziali mescolate and bene After the bath is filled, you pour it in and swirl it in. Okay. quando la vasca è riempita, mettete dentro la, la miscela e la mescolate bene con l'acqua della vasca. E' just incredible, L'esperienza like, è completamente diversa ed è incredibile. Ve lo, ve, ve lo suggerisco a tutti. Yeah. And so, if you're working with babies and people with sensitive skin, you also need to be careful to, you know, not shake them directly in because you don't want them to touch the skin directly. Se state anche lavorando con bambini piccoli oppure con persone che hanno la pelle molto sensibile, non volete anche per questa ragione qua non volete mettere gli oli eh, essenziali puri all'interno della vasca. Vi yeah. conviene sempre diluirli con un emulsionante, sia per l'effetto ma anche per la sensib sensibilità della pelle. Yes. Um, Okay so this is an example I don't know how I got... can you guys see that red stripe on the screen Yes we can I don't know how to get rid of it Okay No si stava chiedendo se vedevamo quella righetta rossa che che ha fatto che non sa come togliere It doesn't matter it's not yeah, Okay okay sorry about that Okay so this is an example of how amazing these are for skin healing eh, Questo è un esempio di quanto gli oli siano incredibili per la guarigione della pelle Okay this little boy stepped in a puddle of acid Questo bambino ha messo il piedino in una, in una pozzanghera di acido. E gli hanno fatto uno spray con, come vedete sulla slide, 5 gocce di melaleuca, 4 di lavanda e 3 di incenso. Gliel'hanno messo in una boccetta spray con acqua distillata e un cucchiaino di glicerina. Okay, in this case, he used he, they used glycerin as an emulsifier, so that's another option. Okay, si sì, qua hanno usato la glicerina come emulsionante, ma un'altra opzione rispetto alle altre menzionate prima. Yeah, you can also use a teaspoon or, or two of liquid soap or um, a couple of tablespoons of salt. Potete anche usare un cucchiaio due di sapone liquido, tipo quello di Marsiglia, oppure eh, del sale. And this is 15 days later. Questo è il piedino del bambino dieci, eh, 15 giorni dopo. Yes, yeah, so you can see it's incredible for for open wounds. I actually um, have used it for years for my kids. Just lavender when we go camping and to have around. Io l'ho sempre usato sui miei bambini specialmente la lavanda ogni volta che andavamo in, uh, uh, in campeggio. o in giro lo portavo sempre con me perché la lavanda è eccezionale. Yeah, and you can put something Allora potete mettere eh, sia la lavanda e la melaleuca insieme in una bottiglietta spray, oppure se il bambino ha superato i due anni potete proprio me mettere la, la miscela all'interno della ferita aperta. And what it does is it's calming. It's also an antiseptic. It helps with pain. Ayuta a controllare. Il dolore. And it helps with redness and swelling. It aiuta anche a combattere il rossore della ferita e il gonfiore. So, and there, there is research on how lavender is much more effective than just using like an or like a provodone iodine or, or something that's just antiseptic. Ci sono degli studi che dimostrano quanto la lavanda sia più efficace rispetto a un antibatterico o un antisettico generico qualunque. Ok, quindi so here, uh, qui sono le concentrazioni che, vi, che consiglio per i massaggi in, now, um, nelle varie fasi. Now, this is a starting point. It's important to understand that. Okay. Questo è un punto di partenza, quindi eh, si possono anche aggiungere più gocce, però comunque questo è il punto di partenza. The focus here is women have more skin. La, adesso ci focalizziamo un attimino sulla gravidanza perché in gravidanza la pelle delle donne è molto più sensibile. And of course, new babies and infants have very thin skin as well. E, e poi I, I neonati e i bambini molto piccoli hanno la pelle estremamente sottile, quindi anche quella è molto sensibile. Yeah, so I just recommend starting with the dilution, and then if it's not effective, then building up to a higher concentration, as long as there's no sign of reaction. these allora, are the eh, doses, the concentrations, consigliate. Eh, con le quali iniziare. Se vedete se non vedete risultati eh, a sufficienza, potete aumentare le concentrazioni di oli essenziali un po' per volta, sempre tenendo la zona dove li applicate sotto controllo e che non ci siano poi effettivamente dei rossori o, delle, o dei fastidi sulla pelle. In gravidanza non è un problema della tossicità degli oli. It's more of an issue of the skin being more sensitive. That's why it's recommended that they're diluted during pregnancy. So some women can actually use them neat, like just Alcune it. donne possono usarli tranquillamente puri, applicandoli direttamente alla pelle. However, for newborn babies and children under a year, I would, or even under two years, I would not use them in that way. Per neonati o bambini sotto i due anni non li userei mai puri, li, um, userei, li userei sempre diluiti. So I like to use roller bottles a lot. Io amo usare molto le boccette roll-on. Per una, una boccetta roll-on, normalmente mettiamo un terzo di olio essenziali e due terzi di uh, olio vettore. unless you're working with a very very gentle oil like lavender tea tree geranium salvo non lavorando con degli oli estremamente delicati come lavanda geranio o melaleuca then it's sometimes then it's half essential oil and half carrier oil or for non-pregnant adults it could even be as much as three quarters of the gentle oils Per persone non in gravidanza, donne non in gravidanza o uomini, potete anche usare tre quarti di olio essenziale e un quarto di olio vettore. To, to do that and try and... È molto divertente creare le vostre miscele, quindi vi, vi incoraggio a farlo e divertirvi. Non and potete you can, sbagliare. Puoi testare sul skin e um, aspettare 12 ore per vedere, soprattutto su un nuovo bambino. Um, or someone newly pregnant to just see if there's a response that's okay, potete, or or potete testarlo sulla pelle come vi ha fatto vedere Stephanie adesso e applicatelo sulla una donna appena incinta, appena rimasta incinta o su bambini molto piccoli o se magari avete dei dubbi sulla sensibilità della pelle di una persona, applicateli sulla pelle, su una piccola zona. Aspettate almeno 12 ore per vedere che non ci siano reazioni particolari. Se non ci sono reazioni particolari, potete applicarli. Se invece ci sono reazioni, eh, bisogna diluirlo ulteriormente. Ok, so I just wanted to mention internal applications because sì. they're not so common for babies or during pregnancy. Allora, adesso vi parlerò brevemente del, dell'uso interno, ma che comunque non è molto comune né, né per i bebè né in donne in gravidanza. The internal use of essential oils is often used for treating organs. L'uso interno degli oli essenziali è spesso uh, usato per trattare organi. Body systems and illnesses of a systemic nature. E le, le funzioni sistemiche. Or, sorry, the last one. Sorry, or illnesses of a systemic nature. Oppure malattie del sistema, de, del, del funzionamento sistemico. And again, it's really important to be using oils that are intended for internal use. Mi raccomando, usate solo esclusivamente oli intesi anche per uso interno. For medical conditions, you should talk to a physician or someone qualified to, to recommend oils. Per condizioni mediche, parlate prima con il vostro medico di base. So, one benefit is that essential oils bypass the digestive tract and take as much as 30 minutes less time to take effect than drugs. Uno dei benefici degli oli essenziali è che bypassano direttamente il tratto gastrico e ci hanno un tempo di reazione inferiore alle farmaci normali almeno di 30 minuti. Quindi funzionano prima e più velocemente. Okay, so um with topical and aromatic use there's not so much concern about taking using essential oils with pharmaceutical drugs. Con l'uso topico e aromatico non c'è una preoccupazione eh, dell'uso degli oli essenziali e le controindicazioni con con i farmaci. But high amounts of or One drop of essential oil is the equivalent of 28 cups of peppermint tea, for example. Per esempio, una goccia di olio di menta piperita equivale 28 tazze di tè alla menta. So that's why during pregnancy it's not recommended because it's it's much too strong. Ed è per questo motivo che non è consigliato in, uh, in gravidanza perché è troppo è troppo forte. Yeah, it's not been studied to see the effects on the fetus. non non ci sono studi che dimostrino gli effetti eh, o, o meno del sulfeto. But they've inside formulated things like for example doTERRA's vitamins. Mm. Ma eh, comunque, per esempio le, le, i prodotti come le vitamine di doTERRA, gli integratori di doTERRA, there there have been case studies that have been tested for a long time during pregnancy and there there are specialized like I guess they're, they're just a set amount. You know, people are taking the same dose every day and it's, it's been studied by doctors and prescribed. So it's a little bit different than when you're self-medicating. Okay. Eh, gli, oli, gli integratori de, di doTERRA sono stati studiati per anni anche su donne in gravidanza. Hanno le, le dosi giuste per non andare in conflitto con, uh, con altre cose. Quindi si possono tranquillamente usare in gravidanza. So I'm not an alarmist about this. I don't think that people are at risk of like terminating a pregnancy using them internally. Non sono allarmista, nel senso che io non credo che le persone, le donne siano a rischio di, uh, di, di, uh, di, di creare un aborto spontaneo. But just remember they do cross the placenta and the effects are unstudied. Però ricordatevi che comunque gli oli attraversano anche la placenta e che gli effetti non sono stati ricercati so, so né like, studiati. Shaking them into your mouth a lot, like, and not thinking about how much you're taking every day is not a good idea. Quindi non prendeteli in modo esagerato come vi ho appena fatto vedere Stephanie. Non riempitevi la bocca di oli essenziali, almeno non in gravidanza. State attenti. Okay, so um, usually when people take them um, internally, they they put them in a capsule or in food or in beverages with maybe some honey, something to, to dilute them. Normalmente quando vengono presi per via orale, vengono presi con del tè, con del miele, con dello zucchero eh, per addolcire il, il passaggio. The adult dose is 20 drops per day. La dose massima per un adulto sono 20 gocce al giorno. Questi possono cambiare il gusto del latte materno se una mamma li prende mentre allatta? And they also may affect the um, flora, of, like babies are getting their mom's like bacterial flora. So it could e, pot that. e potrebbe anche influenzare la flora eh, batterica del bambino, perché eh, comunque eh, con il latte materno il bambino prende anche eh, la flora batterica della, della mamma. Gli so oli essenziali vanno anche a influenzare questo. So, unless there's like a specific medical issue you're working with a practitioner for, I recommend people wait, you know, until a couple months into postpartum before taking okay. Quindi salvo non ci sia una ragione specifica medica e sotto consiglio medico, dietro consiglio medico, eh, io consiglio sempre di aspettare almeno un 2-3 mesi dopo il parto, prima di incominciare a prendere gli oli essenziali previa orale. Okay, so, um, and it's also not recommended for children until they are 22 kilograms. Is that how they do weight there? Yes, yes. It's, it's also three stones. I don't know what that means. But... Well, that's that's British. That's British. Okay. We don't use that. Um, non è consigliabile usarli per l'interna per bambini sotto 22 chili. Okay, so that's all I have prepared for this talk. Um, my ecco. next... Sorry, go ahead. Questo è quanto io preparato per questo webinar adesso. Okay, so my next two talks are going to continue with this topic and get a lot more into the specific oils themselves. Okay. Le, le prossime due sessioni invece parleranno molto di più proprio degli oli e delle loro proprietà I will be degli oli singoli I'll be sharing my top 10, I think favorite oils for pregnancy in the next talk. Di, nel prossimo webinar parlerò vi parlerò dei miei 10 oli preferiti. E nell'ultimo webinar parlerò dei 10 uh, us usi principali per il postpartum. Maybe, um, kids or Però capisco perfettamente che ci possono essere persone assolutamente non in gravidanza, ma che comunque stanno avendo problemi con i bambini o difficoltà con i bambini o con la loro propria salute. Quindi parleremo dell'uso degli oli per tanti usi eh, diversi, non solo per quelli che riguardano la gravidanza. If anything specific you would like me to include? Please um get send an email to me and I can put that in the class. Okay. Se eh, avete piacere di affrontare un argomento specifico, eh, mandateci un'email. Eh, o a me o a Pasqua, eh, che poi noi lo, lo faremo avere a, a Stefani in modo tale da poter parlare anche di, queste, di questo argomento la volta mh, successiva. In the meantime, Alessandra has been absolutely incredible at helping me to translate the materials I've already written. Or... Eh, allora, eh, adesso io, io ho tradotto il suo libro Gli oli essenziali per il benessere materno, non è ancora disponibile, ma siamo agli sgoccioli. Quasi ci siamo. So this book will soon be be published, and this is basically everything that I've studied in the last three years on this topic, all laid out okay. for you. Il libro sarà pubblicato a brevissimo e, e contiene più o meno tutto quello che ho studiato su questo argomento negli ultimi 3, anni. Actually, it's more like eight years. I don't know why. It's... In realtà sono otto anni. <laughs> it's, I've read every single research study on this topic. So if you are in the birth profession or pregnant and you want to. Just have all the information laid out. Um, this is a good option for you. Allora, io eh, negli ultimi 8-9 anni ho studiato e mi sono letta tutta la ricerca a nostra disposizione sull'argomento degli oli essenziali eh, per il benessere materno. Quindi, se avete a che fare con mamme, se siete ostetriche, se siete se... Siete edula, se Uh, avete a che fare proprio con il mondo materno, uh, questa è una buona fonte di informazione. Right, and if you can't find it on their website yet, then you can send him an email. He has a waiting list, like a pre-order list. Se non lo trovate ancora sul sito internet, potete messaggiare Massimo, che è il titolare di Olide, e, e vi metterà sulla lista d'attesa. And finally, I also have an e-course that Alessandra has translated that goes through step by step Um, everything from history of essential oils and applications and safety through each phase of maternity into infant care, and also highlights 17 specific essential oils. You know what it is, Alessandra. So I said a lot, but okay. Eh, poi abbiamo anche a disposizione questo questo corso uh, online sugli oli essenziali che parte dal primo giorno di, di gravidanza fino alla nascita del bambino. Con tantissimi consigli meravigliosi su come applicare i diversi oli, come vi possono aiutare, e quali applicazioni e, e tutto il resto. Ehm, è a un prezzo speciale di 90 euro per chi ha partecipato a, a questo webinar, se volesse, e fino a lunedì usando il codice Halloween 2020. Se volete farvi uno screenshot di questa, di questa eh, uno screenshot ve lo potete tenere. Yeah, and hopefully Pasqua will be able to provide some links. Eccoci, eccoci. Okay. I think that means yes. Yes. Okay, ecco, thank you Pasqua. Stefani, grazie per la collaborazione. Hai già detto tu che ci saranno altri due webinar. Cioè, Stefani, ti aspettiamo per il prossimo intervento. Bello, bello. Va bene? Thank you, Stephanie, for your help and your collaboration. Awesome. We look forward to seeing you the next uh, the next two webinars, thank uh, you and thank time. you for all your wonderful information. Thank you so much, Alessandra and Pasqua, for getting the group together. I really had fun, and please feel free to contact me if you have any questions. Okay. Well, enjoy your day. Thank you. Se avete piacere, Bye se everybody. avete domande o dubbi, eh, contattate tranquillamente Stephanie. Lei è sempre a disposizione.